Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Spore. Allora, ragazzi, non danneggiate le strutture, porca di quelli per porca. Dicevo, allora, nello scorso episodio i nostri cari buoni esemplari di Thelonious Imbecillus sono riusciti a passare alla fase tribale. Ma ragazzi, non vi picchiate neanche tra di voi, dai, sto cercando di fare un'intro tranquilla, un po' di decenza, santo cielo, mi fate fare brutta figura con gli iscritti del futuro. E nonostante siano dei giganteschi cretini, potete vedere che comunque sono riusciti a costruirsi un villaggio di tutto rispetto. Da questo lato abbiamo piazzato le strutture che ci forniscono gli strumenti musicali, che utilizziamo anche per le colonne sonore dei video e anche per convincere le popolazioni del luogo ad unirsi a noi. Da quest'altra parte invece abbiamo messo le strutture che ci forniscono alcuni accessori, come ad esempio le torce, con cui eventualmente bruciamo vivi i nemici che non finiscono al nostro canale, mentre invece qua possiamo avere i bastoni che ci permettono di raccogliere sempre più cibo. Anzi, a tal proposito, ragazzuoli, visto che siete lì a grattarvi il chiurlo, andate a raccattare un pochettino di cibo, perché ci serve assolutamente per mettere le nuove strutture. Potete vedere che pian pianino le piante hanno ricominciato effettivamente a dar frutti. Guarda quanto ce n'è! Veloci, veloci! E qualcun altro invece vada a raccogliermi tutte le uova che ci hanno dato i nostri mostri. Vediamo innanzitutto di ampliare il nostro villaggio, perché lo scorso episodio abbiamo conquistato due tribù e ci hanno sbloccato delle nuove strutture, tra cui ho i corni di legno, il terzo ed ultimo strumento che effettivamente ci mancava per poter convincere gli altri abitanti di Youtubus. Poi qui invece fra le armi abbiamo le lance. Allora, rinunciamo alla piromania per adesso e al suo posto metterei per l'appunto le lance, perché di tanto in tanto avete visto che si triggerano male e ci attaccano. Dobbiamo vedere di migliorare i rapporti diplomatici. Dovremmo anche aver sbloccato probabilmente qualche capo di abbigliamento per il nostro Thelonious moderno. Aspetta che qualcuno nei commenti metta di spostarli più avanti i baffi. Ecco qua, dovrebbero essere più di vostro gradimento. Allora, abbiamo un nuovo cappello, ma non è nulla di che. Qui cosa abbiamo? Uno zainetto magico che ci dà 5 di raccolta. È tantissimo. Allora, questo qua ci dava 3 di raccolta, quindi lo possiamo togliere per adesso. E pertanto lo zainetto lo diamo al Thelonious che deve andare a scuola. Ecco qua, glielo mettiamo dietro. Possiamo anche allargare oppure... ah, ingrandire. Diamogli lo zainetto grande, perfetto. Così potrà raccogliere decisamente molto più cibo. Peraltro abbiamo una maschera che ci dà 5 di socializzazione. Oh, è tantissimo. Noi avevamo il grande Fez che ci dava 3. Allora, togliamo il Fez, casomai togliamo la maschera inguinale da qui e mettiamo questa, così ci semplificherà effettivamente i rapporti con le altre specie. Sarà molto più semplice riuscire a convincerli ad unirsi a noi. A sto punto possiamo mettere un nuovo cappello. Anzi, oltre al cappello, gli toglierei anche le spalline che ci davano 2 di salute, perché al loro posto possiamo mettere il Carmadillo che ci dà combattimento 3 e salute 1. Ci perdiamo un po' di salute, ma miglioriamo un attimino in combattimento in caso di necessità. Perfetto, Thelonious, io ho fatto del mio meglio, ma sei sempre brutto più brutto. Ok, per adesso devo dire che comunque i parametri sono saliti parecchio. Quello che mi interessa di più ovviamente è la socializzazione, così dovremmo riuscire a convincere quanta più gente a unirsi al nostro canale. YouTube è praticamente nostra. Perfetto, allora stiamo accumulando grandi quantità di cibo. A questo punto direi di migliorare i rapporti con alcuni dei villaggi che di solito ci attaccano, tipo questi signori qua che stanno preparando chiaramente un esercito per venire ad attaccarci. Direi di mandare alcune delle nostre truppe a fare un regalo. In teoria ogni regalo che noi diamo dovrebbe migliorare i rapporti con loro. Quindi se gli diamo 2 regali passiamo da rosso a giallo ed in teoria dovrebbero smettere di attaccarci. Abbiamo dei rapporti difficili anche con il villaggio azzurro che sta qua sotto. Anche loro stanno effettivamente creando un piccolo esercito. Pertanto vediamo di mandargli un paio di pacchi dono comprati su Amazon. Perfetto, se facciamo tutto correttamente vedrete che in men che non si dica il rapporto dovrebbe migliorare. Ed in effetti siamo gialli. Anche qua gli abbiamo portato i cesti regalo. Vediamo un po'. Siamo ancora rossi. Gialli. Ok, perfetto. Allora aspettiamo che tutti mangino, ma soprattutto facciamo in modo che qualcuno recuperi anche i corni di legno. Quindi rinunciamo a una maracas e a un digeridoo, e in teoria dovremmo avere tutti gli strumenti che ci dovrebbero tornare utili. E ora, salvo intoppi, mandiamo l'intero gruppo direttamente a uno dei villaggi da convincere. È rischioso, perché ho visto che quando non lasci nessuno al villaggio, gli animali vengono a rubarti il cibo. Perfetto, ecco che la nostra squadra è arrivata. Allora, vedete che adesso siamo in giallo. In teoria mi basta un fuoco d'artificio, che purtroppo ci mette tantissimo a ricaricarsi, e così siamo diventati direttamente blu. Altrimenti dovrei fare il doppio del lavoro per tentare di convincerli. Allora, vediamo di parlare con il capo, ok? E teniamo pronti i nostri strumenti, ragazzi. Questo è tipo il ghetto dove si affrontano facendo il rap e via dicendo. Allora, vediamo un po' cosa ci vuole stavolta. Questi devono essere i nuovi.
Ilala, non male, gli abbiamo dato una bella botta. Poi abbiamo le maracas, ottimo. Mi sa che ce la facciamo, ancora maracas. Poi abbiamo i corni e... perfetto, fatto. Ok, li abbiamo convinti, in teoria abbiamo raggiunto uno dei nostri nuovi obiettivi. Oh, meno male, 10 di punteggio, grazie, grazie, grazie. Ok, guardi, tutti felici, il che vuol dire che abbiamo sbloccato nuove strutture. Ma soprattutto abbiamo ottenuto il terzo dei 5 totem necessari per passare alla prossima fase. Oh, la stiamo gestendo bene. La tribù del Villaggio Verde è tua alleata. Il loro pezzo di totem rappresenta la vostra alleanza e hanno condiviso con te strumenti e abiti. Oh, e il villaggio migliora anche. Non male, quindi questo si ingrandisce. Oh, possiamo avere nuovi membri. Dimmi di sì che altri 3 farebbero comodo. E quindi anche il nostro villaggio diventa un attimino più carino. E... oh, non male. Non male decisamente. La tua tribù continua a progredire. La tua capanna è cresciuta di nuovo e la tua tribù può contenere un massimo di 12 membri. Perfetto. Allora, rimandiamo l'intera tribù direttamente al nostro villaggio. E visto che di cibo ne abbiamo un bel po', vediamo di richiedere 3 nuovi piccoli. Perfetto, così potremmo fargli prendere direttamente altri 3 strumenti. Ovviamente più gente c'è e più ci sarà facile convincere i nostri alleati ad unirsi a noi. Perfetto, 2 piccoli sono nati, richiediamo anche l'ultimo. Ottimo, tanto cibo ne abbiamo ancora un bel po'. Ce l'ho portato un pacco regalo. Ragazzi, buttate tutto dentro. Perfetto, vediamo cosa abbiamo sbloccato nel pianificatore. Abbiamo le asce di pietra. Oh, che sono utili contro le creature selvatiche, che per adesso abbiamo lasciato stare, gli animali non ci stanno attaccando. E nel frattempo potete notare che sulla mappa è comparso un nuovo villaggio, il villaggio lavanda. Sono già rossi, allora, in attesa che i piccoli crescano, vediamo di mandargli un paio di pacchi regalo, così anche loro se ne stanno buoni buoni. Hanno la tenda medica loro, quella che ci manca in effetti. Dobbiamo provare a convincerli quanto prima, perfetto. Nel frattempo assicuriamoci che i nostri ragazzuoli ci vadano a raccogliere un pochettino di cibo. Ne abbiamo a sufficienza, ma adesso che abbiamo anche più bocche da sfamare, dobbiamo assicurarci che ci sia una grande quantità di cibo. Ok, sono cresciuti tutti, quindi allora lei signore mi va dai corni, lei alle maracas e l'ultimo ai digeridoo. Perfetto, nel frattempo potete vedere che la nostra squadra sta raggiungendo anche il villaggio di quelli azzurri. Ottimo, e siamo allo stracompleto e abbiamo quasi pronti anche i fuochi d'artificio. Buono, lanciamo sti benedetti fuochi d'artificio. Sono delle menti semplici, ci vuol poco a stupirli e siamo diventati azzurri. E ora diamoci da fare con il potere della nostra musica. Maracas, perfetto. La barretta è salita tantissimo. È ancora più semplice di prima, perfetto. Guarda, forse con 3, no no, me ne serve comunque un quarto. E vai di maracas. Ok, quarto villaggio aggiunto al nostro. Ci hanno dato un bel 10 di punteggio. Quarto totem, aspetta che velocizzo il tutto. Ma non ci sblocca effettivamente nulla. Oddio, forse qualche struttura. Dovrei dare un'occhiata. Perfetto, allora facciamo una cosa tattica. Nel frattempo mandiamoli anche all'ultimo villaggio che si è formato e vediamo se abbiamo qualche capo d'abbigliamento che possiamo utilizzare. Nel frattempo ti ho sbloccato le astre guaritrici e le lance da pesca per il cibo. Le lance da pesca non mi dispiacerebbe averle, anche perché pian pianino stiamo finendo il cibo. Vediamo giusto giusto se abbiamo qualche nuovo capo d'abbigliamento per il Telonius, a cui piace stare alla moda. Potete vedere che abbiamo sbloccato dei cappelli che ci migliorano tantissimo, ad esempio il combattimento, socializzazione, salute a livello 4 non sarebbe male. E vabbè, combattimento livello 5 con questa maschera. Allora facciamo una cosa tattica, gli metto la maschera a livello tetta. Sì sì, non ti stupire, santo cielo, gliela faccio un po' più piccolina. Ecco qua, perfetto, così abbiamo portato al massimo praticamente buona parte dei parametri. L'unica cosa che manca è la salute, ma purtroppo non ho abbastanza punti. Però già così, se ci attaccassero, voglio dire, ci possiamo difendere. Perfetto, la nostra tribù è praticamente arrivata. Solo che questa volta non potremo fare affidamento sui fuochi d'artificio, il che vuol dire che dovremo lavorare il doppio per poter convincere col potere degli strumenti musicali i nostri vicini. Non mi aspetto troppi problemi. Guardate la barretta, si è fatta praticamente un terzo. Ok, questo è relativamente semplice. Con la socializzazione così alta davvero è un gioco da ragazzi. E maracas! Olè! Ok, la prima parte l'abbiamo fatta. Ottimo, e adesso non ci resta che farli passare da blu a verde. Sembra davvero un gioco da ragazzi. Basta che non ne canniamo nessuna ed è praticamente fatta. Vai! Col potere dell'amore della musica! Ed infine è fatto! Ok, ci siamo conquistati tutti, il gioco è fatto. Siamo stati molto veloci e bravi a riuscire a convincere tutte le varie tribù. Quindi in teoria possiamo passare direttamente alla prossima fase. Guardali tutti contenti loro. E ci hanno sbloccato anche le ultime cose che effettivamente ci mancava da ottenere. In teoria tutti questi parametri non ci servono per la prossima fase. Olè, totem completo. Quindi è inutile che io vada a cambiare l'abbigliamento del Telonius. Oh,
Ti sei alleato con la tribù del villaggio, Lavanda. Il totem ora è completo. Adesso puoi passare alla fase civiltà. Visto che siamo tantissimi, possiamo effettivamente dominare l'intero pianeta pian pianino. La tua tribù regna suprema. Oh beh dai, ci siamo creati davvero un villaggio di tutto rispetto. E siamo riusciti a rendere pacifico l'intero pianeta per adesso. Ma le cose si complicheranno molto in fretta. Intanto i nostri vicini ci portano qualche regalo. Ma che gentili. E i nostri animali, che ci hanno servito fedelmente nelle fasi precedenti, sono stati utilissimi anche questa volta. Ma bando alle ciance e vediamo quindi di passare alla fase della civiltà. Siamo rimasti praticamente socievoli per quasi tutta la partita. C'è stato solo un piccolo momento nella nostra storia, quando ci hanno attaccato praticamente due tribù nello stesso momento, in cui abbiamo dovuto trucidare ben 17 di loro. Però pian pianino potete vedere che formando le alleanze e il resto siamo riusciti a tornare alti sulla linea, il che vuol dire che adesso va tutto bene. Oh, stanno ideando qualcosa! Se ho capito bene, se scegliamo la linea socievole, d'ora in poi dovremo tentare di convincere le altre popolazioni ad unirsi a noi tramite la religione. Ci sarà il culto del telone, praticamente. La tua tribù ora domina il continente ed è pronta a lasciarci alle spalle il passato, per passare dall'era tribale all'età delle città civilizzate. Perfetto, allora, il gioco ci chiede di costruire il nostro municipio, che presumo sarà il centro della nostra futura città. Queste sono le varie basi, guarda roba che c'è! No, vabbè, con le colonne è bellissimo. Lo possiamo allargare, fare più profondo, fare più a... vabbè, posso fare la torre del municipio del telone. Ci sono porte di qualunque tipologia, guarda che roba! Possiamo mettere le finestre più futuristiche, più classiche. No. Poi ci sono cose, le antenne. Antenne in qualunque forma e colore, bandiere e delle parti estetiche. Allora, facciamo una cosa tattica. Siccome non ho abbastanza tempo, vediamo di scegliere delle costruzioni già pronte all'uso, direttamente forniteci col gioco. C'è di tutto un po'. Alcune sono davvero carine. Volevo fare qualcosa in stile un attimino più classico. No, vabbè, possiamo fare in modo che il municipio sia all'interno di un castello. Ma è bellissima sta cosa. Questo è un attimino più steampunkoso, in effetti, con l'antenna sopra, sti cosi che sembrano delle zampine. Oppure possiamo puntare su uno stile più asiatico. Credo che effettivamente cambi solo l'estetica del nostro centro città. Oddio, qualcosa dall'aspetto così sobrio non mi dispiace. Mi ricorda molto la villa del dittatore di Tropico 6. Dai, dai, casomai lo possiamo cambiare più avanti. Questo sarà il Thelonious State Building. Non è molto alto, ma vabbè, ci accontentiamo per le prime volte. Sì, sono tutti convinti che il telone sarà la nuova divinità del futuro e vogliono convincere anche gli altri. Possiamo portare il telone in giro. Non sarebbe male, possiamo fare le auto con la pubblicità per davvero. Donne, donne, è arrivato il telone. Come la torta, anch'io voglio la torta. Aspetta, se tu ti domando cosa fosse la torta. Dobbiamo inventare i dolci, ragazzi, assolutamente. Perfetto, ho tutti contenti per adesso, va benissimo. Sia lode al telone, sia lode al telone. Ora il gioco ci chiede di creare un veicolo terrestre religioso. Oh mio Dio, la papa mobile. Posso veramente fare la papa mobile, mi prendi in giro. Oddio, potremmo farla anche volante. Guarda che roba, c'è di tutto un po'. E ci sono anche dei parametri, salute, velocità, potere religioso. Allora, facciamogli magari la struttura da barca. In teoria verrà un veicolo svolazzante che non mi dispiace. Magari allarghiamolo un attimino. Ecco qua. Qui invece abbiamo gli abitacoli. Ma sono bellissimi. Guarda che roba futuristica che non c'è. Magari mettiamo qualcosa di più classico. Lo possiamo tipo mettere qua al centro. Un pochettino più piccolino. Un po' più altino. E qui che saranno i nostri capitani a guidare la nave. Dato che sarà un veicolo svolazzante, possiamo metterci i razzi al carbonio, che mi aumenteranno la velocità. Ah, vedete che adesso la salute è al 30%. Ok, allora, mettimi dei razzi al carbonio. Vabbè, con che potenza? Perfetto, quindi avremo una spinta considerevole. E per riuscire a convertire al telonismo tutte le popolazioni di YouTubus, dovremo ovviamente mettere degli accessori religiosi. Qui abbiamo ad esempio un megafono, le pipe cantanti, l'arpa sensuale. Cos'è? Quanti strumenti che non ci sono? Oddio, col megafono abbiamo direttamente 4 di potere religioso. Allora, facciamo una bella cosa. Lo possiamo tipo piazzare qua dietro. Ok, lo possiamo anche alzare un attimino, ma non troppo. E me lo rimpicciolisco magari, che è tipo gigantesco. Oddio, sulla parte posteriore possiamo anche provare a mettere un paio di effetti luminosi, che rendono tutto decisamente molto più serio. Qui abbiamo anche dei dettagli. E quanta roba non c'è! Non so nemmeno io come fare la papa mobile adesso. No, questo, il mercuriale qua sopra lo possiamo mettere. Dai, serissimo! Non mi dispiace. Aspetta, magari mettiamolo un pochettino più avanti. Ok, c'è tipo il pennacchione. Abbiamo delle stellone. Non è male. Le possiamo mettere qua davanti, che sembrano effettivamente dei posti a sedere. Ci si può sedere su ogni lato della stella. Cos'è sta roba? No, vabbè.
No vabbè, sono bellissimi. Ma dai, cioè sembra un giocattolo per bambini. Ma guardate le tipologie di colorazioni che ci sono. C'è di tutto un po'. Sto stile non mi dispiace in effetti. Oh, questo è bellerrimo. Fa un pochettino steampunk, ma ammetto l'accostamento di colori è veramente carino. Non male, per adesso ha il 45% di potere religioso, quindi sarà più facile convincere le popolazioni del luogo. E dai, abbiamo comunque abbastanza salute, il massimo è il 100%, quindi se io aggiungo parti di una tipologia mi andranno ad abbassare le altre. Sulla parte posteriore possiamo mettere una bella griglia. Dai, che ci sta tantissimo. No, ma è troppo steampunk sto veicolo. E se ho visto bene c'erano anche dei portelli che possiamo mettere tipo qua, che la rende decisamente molto più barcosa. Oh mio Dio, possiamo mettere gli occhi al veicolo. Non ci credo mai nella vita. Posso avere il veicolo con gli occhi che si muovono. No vabbè, no vabbè. Ok, la lascio così, per adesso mi accontento, perché sennò qua non ci muoviamo più. E ovviamente questa diventerà la papatelone mobile. L'era della tecnologia e dei trasporti è giunta. La tua città è la prima a sorgere sul pianeta, ma la tua specie non ha più una sola voce. Presto sorgeranno altre città costruite dalle fazioni della tua stessa stirpe. Unificale per continuare, e sarà tutt'altro che semplice. Ora puoi dirigere i veicoli e gestire le realtà urbane della tua nazione, a partire dalla prima città. Devi interagire con le altre nazioni quando appaiono e iniziare la lotta per il dominio planetario. Ok, oh ce ne sono tante, quindi dovremmo conquistare 9 città. Esplori i dintorni per individuare un altro geyser di spezia come questo. Come la spezia? Ragazzi, la spezia c'era su Dune, un film degli anni 80. Ma vabbè dettagli. E poi cliccaci sopra per inviare un veicolo per prenderne possesso. La spezia è diventata una risorsa importante e la sua estrazione consentirà di arricchire la tua nazione. Ah, perché sono tutti tossicodipendenti che mi sniffano le spezie. Perfetto, allora vediamo quindi di selezionare la nostra prima papa mobile. E poi clicchiamo su questa spezia che ci darà 1000 unità al minuto, che andrà quindi ad aumentare gli introiti qua sotto. Ci sono altre spezie anche laggiù. Allora, se io clicco sul centro città mi dà la possibilità di avere altri veicoli. Ah, e rivediamo direttamente da questo lato. Allora, aspetta che mando la nostra papa mobile anche di qua. Conquistiamoli prima che i nostri avversari riescano a diventare tanto potenti quanto noi. Perfetto, allora, il primo geyser lo abbiamo rivendicato. Ottimo, pian pianino presumo che si esaurirà, ma dovrebbe andare ad aumentare le nostre scorte qua sotto. Mentre invece, se vado sul pianificatore, possiamo aggiungere nuove strutture, come ad esempio la casa. Progetta una nuova casa, aumenta la popolazione della città e il limite dei veicoli. Abbiamo l'intrattenimento, aumenta la felicità per proteggerti dagli attacchi religiosi. Ah, la fabbrica e le torrette che aumentano le difese. La fabbrica invece aumenta gli introiti, ma riduce la felicità. No, vabbè, qui possiamo progettare i veicoli come ad esempio le barche. No, abbiamo gli aerei e le astronavi, ma è bellissimo. Abbiamo delle parti essenzialmente estetiche che possiamo mettere all'interno della nostra città. E il bello è che possiamo anche personalizzare l'aspetto delle case. No, vabbè, c'è di tutto un po'. Guarda che carine, facciamola magari classica classica, stile proprio quasi medievaleggiante ricco. Dai che non mi dispiace, molto British English. Ok, aggiudicata. Perfetto, che vuol dire che adesso posso prendere una casa e metterla, madò, è gigantesca, all'interno della nostra città. È un pochettino sproporzionata, ma questa ci aumenterà quindi la quantità di gente all'interno della nostra città. Ottimo, da questo lato abbiamo convertito un altro coso di spezia. Aspetta che ce n'è uno anche qua giù. Dobbiamo conquistarli più velocemente possibile, ragazzuoli. Diamoci una mossa. No, non mi dire che anche loro sono migliorati. Ah, e vabbè, con che municipio esagerato. Questa sicuramente è gente malvagia. Già messo le fontane e tutto il resto, esagerati. Un'altra fazione della tua tribù ha fondato una città sul continente. Sarebbe meglio conquistarla finché sono ancora deboli o cercare di stringere con loro un'alleanza. Perfetto, allora, nel frattempo abbiamo preso anche un altro geyser di spezia e al momento stiamo facendo 3000 al minuto. Non è male, non è male. Allora, vediamo di richiedere alcune papa mobile. Almeno 3, perfetto. E per adesso schieriamole qua. Come potete vedere, questa è la nuova città. In teoria dovremmo forse poterla convertire con il potere del telonesimo. Perfetto, l'altro veicolo sta arrivando da questo lato. Ottimo. Quando passiamo in parte sembra che non ci attacchino. Perfetto, allora dovremmo essere abbastanza numerosi. Facciamo attenzione perché c'è qualche unità nemica. Allora io posso fare click qua e mi dà contatto oppure converti la città. Ok, stiamo attenti perché sicuramente avranno delle difese. No, compare la versione gigantesca del Lord Telonius. Perfetto. E pian pianino potete vedere la barretta che sta aumentando. Ok, ce la stiamo facendo, ma ci stanno contrattaccando. Oh, stiamo anche perdendo parecchia vita. Occhio, occhio, unità indietreggia. Unità indietreggia che ci stanno colpendo. Perfetto, credo sia quasi praticamente fatta. Siamo quasi al 75%. Ci stanno però danneggiando parecchio, dannazione. Oh, no, no, no. Dai che è fatta, dai che è fatta. Ok, li abbiamo in teoria convertiti. Dimmi di sì.
È tipo Martin Luther King anni 60. Perfetto, convertiti al telonesimo subito. Non male, questa era una città piccola, quindi è stato abbastanza facile. E hanno messo il nostro nuovo municipio, perfetto, al posto di quello vecchio. Hai convertito questa città alla tua religione, pertanto rimarrà una città religiosa. Yay, perfetto. E ci ha sbloccato qualcosa di nuovo, sembra tipo un aereo. Beh, se arriviamo qui in teoria dovrebbe sbloccarci i veicoli aerei, il che vuol dire che adesso io posso avvicinarli alla città in modo tale che si possano riparare. Però st'unità non mi convince. Non vorrei che stia tentando di rubarci effettivamente i nostri depositi di spezia. Non è male come modalità, ammetto. Mi ha preso abbastanza bene. Il problema, anzi, aspetta, mettiamo tutto in pausa, è che pian pianino, come potete vedere, il pianeta si sta riempiendo di città letteralmente dovunque. No, vabbè, sta sfida sarà considerevolmente più difficile del previsto. Guarda, qua c'è la città verde. Ok, ok, e dobbiamo decisamente anche difendere meglio la nostra città, perché soprattutto siamo anche vicino al mare, quindi ci potrebbero attaccare da qua. Buono, allora, io direi per questo episodio è tutto. Se avete qualche suggerimento fatemelo sapere nei commenti. Condividete il video per andare a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!